Oggi finiamo la libreria. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Finalmente è giunto il grande giorno. Finiamo la libreria, ragazzi. Sì, il più oramai è stato fatto. Adesso si tratta solamente di assemblare e rifinire. Quindi basta perdere tempo, spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci giunti all'ultimo appuntamento con l'assemblaggio del nostro Billy, che è sempre più bello. Non vedo l'ora di farvelo vedere. Allora, oggi la parte ferramenta, la parte di abbellimento, orpellamento e assemblaggio vero e proprio, quindi anche la parte più maschia, quella che i vostri uomini si divertiranno di più a fare, ma è divertente anche per le donne. Cosa ci occorrerà? Un trapano avvitatore con relative punte per il legno, mi raccomando. I pomellini da inserire negli sportelli per far sì che appunto si aprano e non doverli tirare dall'angolo. Questi pomellini io li ho comprati, li potete comprare in qualunque ferramenta, io li ho comprati in un negozio che vende roba relativa al restauro, quindi hanno uno stile Liberty che ben si adatta alle manigliette anche dell'armadio che sta proprio di fronte alla libreria. Ho comprato dei fregi decorativi a palline, questi li metterò lungo tutti gli stipiti della libreria per caricarla di una piccola parte di antichità che la libreria ovviamente non ha, però dando questi piccoli sentori di oro ossidato vedrete che la libreria acquisirà subito un aspetto un pochettino più vetusto e quindi meglio assemblato con lo stile della camera in cui andrà ad essere ospitata. Per fare stare in loco queste bellissime striscette, un metro un euro, io ne ho comprate 30 ma ne userò di meno, servono questi chiodini che hanno la capocchia proprio uguale al movimento orpellativo della fascetta. Queste in pratica vanno inserite qui e fissano con il martello e si fissano con il martello sul mobile. Per ogni fascetta occorrono 18 di questi chiodini, quindi vi fate il conto dei metri delle fascette che vi servono e del decoro della fascetta che vorrete, perché ci sono di vari tipi, e poi automaticamente sceglierete il numero adatto di chiodini che vengono venduti a 35 euro al chilo. Io ne ho presi 400 grammi facendomi un conto forfettario. Cosa abbiamo fatto? Ne abbiamo pesate 20 e poi ho moltiplicato buchi e peso. Poi pinza, perché ci servirà per tranciare l'esubero di vite quando andremo ad avvitarle agli sportelli. Poi il righello per prendere la misura su dove inserire i pomellini, matita e naturalmente un bel martello che potrete usare durante i lavori se vostro marito vi fa spazientire, ma in maniera più propria per fissare le vostre fascette. Andiamo a lavorare! Questo è il mio sportello, i miei cardini andranno da questa parte, quindi io la maniglietta la metterò qui in modo da poter aprire agevolmente nella parte più alta, però rimanendo sempre dall'altra parte dei cardini. Allora, lo spazio che ho a disposizione è un quadrato di 4 cm per 4 cm. Sulla diagonale, che è 5 cm e mezzo, mi segno il centro, che è 2 cm 2,50. Il punto in cui andrà a dover insistere il mio pomellino sarà questo qua. Quindi adesso andrò a praticare un buco con il trapano con punta per legno. Quindi puntiamo il nostro trapano e pratichiamo piano piano il foro. Spolveriamo, infilo la vite per prendere la misura. Allora, il mio buco arriva qui, c'è questo spazio dove manca la rivettatura, così si chiama in gergo, non lo so, dove manca la zigrinatura, ecco, e lì io devo tagliare per poi fare
agganciare il mio perno. Naturalmente devo lasciare che mezzo centimetro fuoriesca in eccesso, in modo da poter avvitare il mio pomello. Prendo la vite, la inserisco fino a dove voglio che venga tagliata e comincio a pressare con tutta la forza che ho. Yeah! Allora, fateli tutti, e se avete un marito fatelo fare a lui. Allora, perché è durissima. Allora, prendiamo lo sportello, inseriamo la vite e avvitiamo il pomello. Che carino! Perfetto. Fate così con tutti e cinque gli sportelli. È arrivato il momento dell'assemblaggio. Il nostro mastro pasticcione andrà ad assemblare lo sportello. Non fate caso al fatto che non sia rifinito nell'interno, perché poi io questi internamente li rifinirò di stoffa. Io sono pazza, ma questa è una cosa mia personale, proprio li rivestirò in damasco. Allora, questa è la classica situazione della cerniera IKEA, che è semplicissima da assemblare. Naturalmente lo devo fare dopo, perché prima devono essere assemblati i tasselli e poi solamente dopo posso. Bene, quindi si inserisce l'anta, si chiude questo e l'anta praticamente rimane sola e poi va regolata. Questi pezzettini bianchi non li ho rifiniti bene sin da subito durante la pittura, oppure sono saltati perché magari Gabriele ha appoggiato l'anta fresca per terra. Può capitare con Gabriele, non vi preoccupate, voi montate tutto e poi solamente alla fine, con gli stessi colori mi raccomando, rifinite. Io adesso monto tutti gli sportelli, quindi do una passata di colore e un'altra passata di flatting solamente nella parte superiore. Non ve lo faccio vedere perché non dovrebbe succedere, ma qui è successo, e siccome è un lavoro verità ve lo facciamo vedere. Allora, guardate che carino, già sta cominciando a prendere vita. Ciao, la tenda smontata, un manicomio. Saluta, manicomio. Bene ragazzi, adesso montiamo tutte e tre le ante di questa parte. Siamo giunti al fatidico momento di mettere le mensole. Scegliete prima i punti in cui volete introdurle e quindi poi scendetele sui perni. Se doveste graffiare malauguratamente una parte, cosa che non dovrebbe succedere se avete passato bene il flatting, non vi preoccupate, non succede nulla, basterà ripassare un po' il colore, aspettare che si asciughi e ripassare il flatting su tutta la paretina. Bene, mettiamo tutte le mensole e poi ve la faccio vedere finita. Come vedete, ho già ripassato i margini superiori degli sportelli e vi dirò di più: parlando con Gabriele abbiamo deciso di pitturare anche l'interno. Vabbè, non ci vuole niente, è una cosa da due minuti dopo il lavoro mastodontico che abbiamo fatto, piuttosto che perderci dietro damasco, colla e via discorrendo, ma lo faremo senza farvelo vedere quello. Adesso dobbiamo rifinire queste parti in cui c'è la giunzione dei due moduli, perché io voglio camuffare che sia Billy, non voglio fare vedere che è una scrivania, che è una libreria Billy, quindi devo camuffare questa unione. Lo farò avvalendomi di queste fascette decorative in ottone. Ne piazzerò una su ogni stipite, appunto, così fissandola col chiodo del mobile. Comincio a fissarne uno un po' così a mo' di puntina e col martello voilà, vedete? Incomincio a fissare tutta la mia striscetta. Bene, avete capito il concetto, sarà un lungo lavoro, quindi non vi tengo qui. Applicherò qui la striscia, qui la striscia, qui la striscia e qui la striscia, sin su, in alto. Buon lavoro ragazzi, andiamoci sotto col martello. E adesso la libreria è davvero finita, stavo già cominciando la parte più difficile, cioè quella di riempirla da capo. Guardate che bella, ora ve la faccio vedere così in parziale e anche in penombra, però poi vi faccio vedere tutto l'insieme. Qui ovviamente ho rifatto la finitura ed ecco qua la nostra libreria tutta finita. La parte destra è ovviamente, scusate la scala, la parte sinistra.
nostra, scusate se ci sono ancora cosine, adesso poi ve le fotografiamo quando ci sarà anche la tenda messa, un po' i libri messi, per farvi vedere come effettivamente è finito il nostro lavoro. Grazie per averci accompagnato in questa avventura e noi ci vediamo. Ed ecco la visione d'insieme, assolutamente in controluce. Mi avvicino ed eccola qua. Voilà. Uno, portale con tenda, e due, proprio come da bozzetto. Se guardate il primo video, qua c'è il settimanile, va bene, copre un pezzo, ma queste sono problematiche logistiche che sapevamo già. Qua ci siete voi. Ecco qui, là il quadro che abbiamo dipinto insieme. Che ne so, sul canale Ombretta lo volete il video di come ho organizzato la libreria, come ho suddivisi i libri? Fatemi sapere la mia scrivania, e fatemi sapere anche, se volete, sempre sul canale Ombretta, il room tour della stanza completa. Avanti, per la camera da letto sono riuscita a strappare il permesso a mio marito. Questa è la libreria completa. Ora vi lascio alle foto dove si vede meglio. E noi ci vediamo subito dopo. Visto che è venuta bella, non è commovente, non è bellissimo? Poi ho messo anche la tenda, il portale, sì, l'ho fatto io. Io che odio cucire, mi sono messa lì con ago e filo, e ho fatto anche quel portale, che non è perfetto, però mi dà grandi soddisfazioni, perché dal niente fare una cosa così, devo dire, sono stata bravetta. Ombretta bravetta vi chiede: se vi è piaciuto il video, regalatele un pollice in su e soprattutto una condivisione sulle vostre pagine Facebook. Fatemi sapere qua sotto se vi è piaciuta la libreria, se avete idea di fare una cosa simile, naturalmente con altri moduli decorativi. Il modulo decorativo adesso ve lo posto sulla pagina Facebook di Arte per Te, in modo che se ne abbiate bisogno possiate anche utilizzarlo per i vostri mobili. Mi è piaciuto condividere questo progetto con voi per farvi vedere come un mobile da nulla, un mobile veramente dozzinale come il Bill Ikea, possa diventare un qualcosa di esclusivo e fortemente personalizzato, adattabile al vostro ambiente e alle vostre esigenze. Quindi basta che dire, vi aspetto su Ombretta, su Due Cuori Una Cappa e i miei altri canali YouTube, vi aspetto su Instagram, ma soprattutto vi aspetto sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta, ciao! Ciao a tutti ed eccoci pronti per sorteggiare le gommine. Che faccio, ragazzi, mamma mia! Le gommine, anzi la gommina elettrica. Allora, i commenti arrivati in tempo utile sono 160, ordinati dal più recente al meno recente. Una ragazza prima si chiedeva come mai ogni volta che poi andasse a guardare se aveva vinto un sorteggio non ci fosse più, e purtroppo l'ho dovuta eliminare anche stasera. La risposta è semplice: perché partecipate dopo la scadenza della data che indico, e io elimino tutti i commenti posti dopo la data di scadenza. Se io dico che il sorteggio lo faccio dopo un giorno, io fino a quel giorno conto i sorteggi e conto i commenti, poi gli altri li elimino, perché sì, è vero che io sorteggio in ritardo, ma è anche vero che ho dato quel tempo. La smetti di c'è mio marito che mette su Gabriele che mette l'immagine. Allora, abbiamo detto che i commenti utili sono 160. Andiamo su random.org e facciamo uno di 160. Generate, incrociate le dita. 78. Vado a vedere chi è e ve lo dico subito. E vince White Moon. Beh, non mi dispiacerebbe provare la gomma elettrica, mai usata, e la proverai, White Moon. Fammi sapere il tuo indirizzo, scrivimelo sulla pagina Facebook di Arte per Te e la gomma ti arriverà, ok? E allora un bacio grande a tutti i partecipanti e basta, grazie per aver partecipato, non demordete, molto presto i giveaway torneranno. Vi voglio bene, un bacio enorme, ciao!